Sì, esatto, perché la voce che si è diffusa qui in Senato è proprio che questa capigruppo possa essere propedeutica alla richiesta di un contingentamento dei tempi dei lavori nell'Aula del Senato. Il capogruppo del Partito Democratico Luigi Zanda aveva preso la parola per sottolineare come fosse assolutamente da garantire l'ampiezza del dibattito sulle riforme, ma sottolineando altresì che il dibattito deve essere conclusivo. E questa era stata la premessa della richiesta di questa convocazione urgente di una capigruppo. La risposta è arrivata immediatamente dal Presidente del Senato Grasso, che pure non stava presiedendo in quel momento i lavori dell'Aula, e quindi, come dicevi tu, seduta sospesa, capigruppo in corso, e sì, insomma, ci sono alcuni suoi colleghi. Noi siamo col senatore del Movimento 5 Stelle Nicola Morra, che siede in Commissione Affari Costituzionali, quindi bene la vicenda, che stanno appunto attendendo fuori dalla porta della stanza dove si riunisce la capigruppo di sapere che cosa succede. Lei teme quindi che il contingentamento possa essere la richiesta? Guardi, io francamente lo dubito, però siamo pronti ormai. Perché ne dubita? Perché anche ieri c'è stata una capigruppo e anche ieri era facilmente prevedibile che il dibattito sarebbe stato lungo, articolato e ricco. D'altronde, se non si è deciso in commissione, si dovrà pur decidere in aula, e allora quando e come prevede il regolamento quando si arriva ad alcuni nodi al pettine bisogna votare attraverso dichiarazioni di voto, eventuali dichiarazioni di dissenso rispetto al voto del gruppo e così via. E ci tengo a ribadire che non è soltanto il Movimento 5 Stelle, perché è un fronte molto molto ricco, articolato. Evidentemente, insomma, non c'è la volontà concorde ed unanime da parte della maggioranza di procedere in quella direzione. Sono tanti i malpancisti all'interno degli stessi gruppi della maggioranza. Ieri però c'è stato questo incontro tra il Presidente Grasso e Napolitano, e Napolitano ha messo un po' in guardia dal rischio che l'istituzione parlamentare da questa situazione possa trarre un danno in termini di credibilità, di prestigio. Bene, io però allora ricordo a tutti gli italiani e non soltanto al Presidente della Repubblica che è quantomeno irrituale che un DDL di natura costituzionale venga presentato dal Governo, ed è la prima volta che avviene tutto ciò, ed è anche irrituale che i tempi vengano contingentati quando per i precedenti che ci sono, perché ci sono dei precedenti, non si è mai intervenuto in questo modo. Quindi chi oggi strepita chiedendo un contingentamento dei tempi abbia memoria di ricordare quanto lui stesso chiede qualche anno fa, a parti invertite. Mi sembra che da voi ci sia una disponibilità a ragionare sulla possibilità di ritirare alcuni emendamenti se il governo a sua volta apre a delle modifiche. Il problema è che ancora oggi il ministro Boschi dice il testo si può migliorare ma non stravolgere, e invece le modifiche che voi chiedete cambiano radicalmente il progetto del governo. Allora guardi, noi abbiamo presentato, se non ricordo male, questo è il numero esatto degli emendamenti presentati in aula, 129 emendamenti. Sì, certo, se lei capisce, non sono emendamenti ostruzionisti. Però è una questione politica al di là del numero, no? E noi poniamo delle questioni politiche. L'elettività del Senato deve permanere oppure no? L'immunità parlamentare deve essere concessa oppure no a tutti i parlamentari? Le indennità da corrispondere a parlamentari, tutti insieme alle diarie, debbono essere ridotte significativamente oppure no? Il Presidente della Repubblica come dovrà essere eletto? La Corte Costituzionale come dovrà essere eletta? Il Consiglio Superiore della Magistratura come dovrà essere eletto? Queste sono questioni secondo noi politicamente decisive. Poi ragioniamo, e su questo abbiamo sempre manifestato l'apertura di competenze da attribuire al nuovo Senato, però ecco, ci lasci dire, definir allucinato e chi prospetta una sorta di svolta autoritaria mi sembra quantomeno eccessivo, perché questo impianto è un impianto fortemente accentratore. Noi che siamo nati da una volontà pluralistica, adesso stiamo riducendo le voci di dissenso per permettere ad una sola voce di farsi sentire. Non credo che questa sia democrazia. Allora, insomma, mi sembra che le posizioni restino quelle attuali, quelle che sono. Vedremo comunque che cosa accadrà nelle prossime ore. Per il momento ringraziamo il senatore Morra.